Funziona qui? Sì. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri che ha affrontato diversi temi, ma il tema più importante sono tre decreti legislativi che attuano la delega fiscale. Ne seguiranno altri per completare il percorso entro la metà di giugno. I tre decreti legislativi approvati oggi al Consiglio dei Ministri e che adesso andranno ai pareri delle commissioni parlamentari riguardano la fatturazione elettronica, la internazionalizzazione delle imprese e la certezza del diritto, le norme in materia di certezza del diritto per i rapporti tra contribuenti e fisco. Do la parola al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Piercarlo Padoan, che vi renderà conto delle principali novità, importanti novità, contenute all'interno di questi tre decreti. Piercarlo. Grazie Claudio. Allora, qualche dettaglio in più sui tre decreti. Cominciamo vi ricordo che questi sono decreti che fanno parte della delega fiscale, che è un complesso di norme che va visto nel suo insieme, perché lo scopo della delega fiscale è quello di costruire un sistema fiscale più trasparente, che dia più certezza, che semplifichi la vita sia dei contribuenti, ovviamente in primo luogo, ma anche che migliori l'efficienza dell'amministrazione. Con i provvedimenti esaminati oggi abbiamo fatto un importante passo avanti, non è quello conclusivo, che seguirà in data da destinarsi tra breve. Alcune cose per dare qualche idea in più del contenuto. Sull'abuso del diritto lo scopo è quello di delineare con certezza la condotta contestabile al contribuente, e cioè fornire al contribuente margini chiari entro i quali operare senza incorrere nella violazione involontaria dello spirito delle norme fiscali. L'onere della prova dell'abuso del diritto è a carico dell'amministrazione finanziaria. Il contribuente invece deve dimostrare il vantaggio extrafiscale in vista del quale ha fatto l'operazione. Ricordo che comportamenti che riguardano frode, reati tributari e evasione presentano rilevanza penale. Nel caso di abuso del diritto il regime sanzionatorio è di tipo amministrativo, quindi non penale. In questo decreto abbiamo anche affrontato i termini di accertamento, che prevedono un raddoppio dei termini, consentito soltanto se la denuncia viene presentata entro la scadenza ordinaria dei termini medesimi. E quindi miglioriamo le condizioni di certezza in cui operano i contribuenti. Un altro elemento importante di questo decreto è il cosiddetto adempimento collaborativo, e cioè la istituzione per imprese di grandi dimensioni, con volume d'affari non inferiore a 10 miliardi di euro, viene reso disponibile un regime di scambio di informazioni con l'amministrazione fiscale che consente di individuare potenziali controversie e attivare una procedura abbreviata di interpello preventivo. L'Agenzia delle Entrate diventa di fatto un consulente del contribuente e non più solo un controllore. C'è poi un altro decreto che riguarda varie norme relative alle operazioni transfrontaliere delle imprese che si internazionalizzano con varie modalità. Non sto a entrare nel dettaglio, anche però in questo caso ricordo l'introduzione di un interpello che per le società che desiderano effettuare investimenti nel nostro Paese, con i quali stabilire con l'Agenzia delle Entrate un rapporto che anche in questo caso si può definire di consulenza e di trasparenza, in modo tale che sia chiaro alle imprese che tipo di regime fiscale vige nel Paese dove vogliono effettuare investimenti. Questo è un elemento, perché questo decreto contiene molte altre norme che essenzialmente semplificano la normativa e colmano dei vuoti nella normativa medesima, anche in ottemperanza a impegni internazionali. Infine, la fatturazione elettronica tra imprese. Voi sapete che la fatturazione elettronica della pubblica amministrazione è già in vigore dal 30 marzo scorso. Questa fatturazione elettronica riguarda il settore privato, è una fatturazione facoltativa e non obbligatoria.
ma che prevede la riduzione dei termini di accertamento, quindi un'agevolazione per le imprese, a patto che sia consentita la tracciabilità delle transazioni. Non sto a sottolineare i benefici sia per il contribuente che per l'amministrazione di avere un sistema che via via si basa sul meccanismo elettronico in termini di semplificazione, in termini di abbattimento dei costi e in termini quindi anche di efficienza dal punto di vista della politica delle entrate. Questi sono i provvedimenti principali. Non so se ci sono domande. Ministro, buongiorno. Valeria Francardi di Class CNBC. Volevo chiederle come mai lo slittamento delle misure che riguardano la depenalizzazione? Come mai c'è stato questa... È molto semplice la ragione. Dobbiamo ancora completare un pacchetto che riguarderà il sistema sanzionatorio nel suo complesso, quindi per coerenza queste misure saranno valutate in quel pacchetto lì. Non c'è nessun'altra ragione. Non ci sono tensioni al riguardo? Non ci sono? Soprattutto tensioni al riguardo interno al governo? Insomma, assolutamente nessuna tensione interno al governo su queste questioni e su altre relative alla delega fiscale. Grazie. Se non ci sono altre domande, grazie e buon pomeriggio. Grazie a tutti.